Appena il tempo di chiudere le urne, un nuovo caso politico giudiziario scuote la Sicilia con l'arresto per evasione fiscale del primo deputato regionale appena rieletto, Cateno De Luca dell'UDC. Nel comizio conclusivo della campagna elettorale in favore di Musumeci, De Luca aveva annunciato anche la sua intenzione di candidarsi a sindaco di Messina. De Luca che si difende così su Facebook. Perché sapevo di scontrarmi definitivamente con i poteri forti di Messina. De Luca, che ha preso 5.418 preferenze, era nella lista che i 5 Stelle definivano degli impresentabili del centrodestra, e Salvini rivela che De Luca voleva candidarsi con la Lega. Ma De Luca si era proposto anche a voi? Era uno di quelli che si era proposto, a cui abbiamo detto no grazie. Ma al di là delle vicende giudiziarie, il voto siciliano apre di fatto la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo anno. Mentre il governo lavora sulla legge di bilancio e prova a trovare un'intesa con i sindacati sul tema pensioni, lunedì tornano ad incontrarsi mentre l'esecutivo allarga a 15 le categorie dei lavori usuranti per le quali non scatta l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. Si va dagli operai degli altiforni a quelli agricoli, dai marittimi ai pescatori e ai siderurgici. E poi ancora dalle maestre di asilo agli infermieri, in tutto circa 17.000 persone per le quali nel 2019 l'età della pensione dovrebbe rimanere ferma a 66 anni e 7 mesi.